Benvenuti ad Economia, dialoghi sull'impresa, la finestra informativa di Confindustria Chieti Pescara in collaborazione con questa rete. Puntata odierna dedicata alle sinergie territoriali nel comparto della pubblica amministrazione con un risvolto positivo per quello che concerne il tessuto produttivo e ovviamente anche per la comunità. Entreremo nel merito del progetto metropolitano Nuova Pescara con gli ospiti di Confindustria Chieti Pescara che sto per presentarvi. Parto dallo studio e do il benvenuto a Marco Camplone, il presidente dell'associazione Nuova Pescara. Grazie. Buonasera. Buonasera. Direttore generale di Confindustria Chieti Pescara, Luigi Di Giosafatte. Buonasera. Buonasera a tutti. In collegamento diamo il benvenuto a Bruno Susio, che è il innovatore delle pubbliche amministrazioni, titolare di Sistema Susio, consulenti di direzione. Buonasera, piacere. Allora, ritorniamo qui in studio e la prima domanda va direttamente al dottor Camplone, al quale desidero chiedere di spiegare esattamente che cos'è Nuova Pescara, qual è lo stato dell'arte, un po' di aggiornamenti in merito, se ne è parlato molto. Prego, dottore. Beh, noi potremmo cavarcela dicendo che Nuova Pescara è semplicemente quello che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. È una realtà assolutamente integrata della vita di tutti i cittadini. La realtà burocratica, la realtà politica in realtà è più complessa perché Nuova Pescara deve essere ancora concretizzata secondo la legge regionale successiva al referendum entro il 1 gennaio 2022. C'è una seconda data che 1 gennaio 2024, noi come associazione, noi come cittadini facciamo il tifo per la prima data, ma sarei assolutamente meravigliato se la parte burocratica, l'iter di approvazione della legge ce la facesse per questa data. Quindi diciamo 1 gennaio 2024, attenzione però a non andare oltre, perché poi c'è l'opzione del commissario ad acta, che sarebbe una soluzione ma sarebbe anche una sconfitta della politica. Sul referendum non mi stancherò mai di dire che il sì ha vinto su tutti e tre i comuni interessati dalla fusione, quindi ha vinto a Pescara, ha vinto a Montesilvano, ha vinto a Spoltore. La legge regionale ha avuto una gestazione piuttosto lenta e dolorosa. Quando è partito l'iter previsto dalla legge per la fusione dei comuni ci sono stati dei ritardi non perdonabili. Voglio anche dire che dopo una fase di schermaglia, una fase di ritardi che abbiamo appena denunciato, la politica si era messa fattivamente al lavoro, sono state organizzate le commissioni. Poi è subentrato il Covid che ha rallentato tutto, più che rallentato possiamo anche dire cristallizzato. A maggio però i lavori devono riprendere, perché se non riprendono a maggio vuol dire che non c'è una volontà di portare avanti quanto stabilito dal referendum. Direttore generale Di Giosafatte, prima il presidente parlava dei rapporti, no, con la politica, di alcuni accorgimenti che dovrebbero essere portati a termine. Da lei un focus in merito, quali sono le richieste? Sì, intanto lo diceva il dottor Camplone, noi chiediamo alla politica e quindi non solo ai tre comuni che costituiranno la Nuova Pescara, ma alla regione di accelerare nei loro compiti, nelle loro iniziative. Non a caso l'associazione Nuova Pescara nasce dal ritardo che ci fu nell'attuazione della legge regionale, perché dobbiamo ricordare che il referendum si svolse nel 2014. In realtà la legge regionale lo abbiamo ottenuto l'8 agosto 2018, per cui 4 anni per un'attuazione in qualche modo
che veda diciamo, interpreti 16 associazioni economiche dei consumatori e di categoria, in qualche modo la dicono lunga sul fatto che non si è diciamo, aderiti ad una iniziativa referendaria, che è uno strumento di alta democrazia. Ecco, questo comune, lo vediamo, la nuova Pescara diventerebbe una città da 193.000 abitanti, e in qualche modo i tre comuni diciamo, costituirebbero un'ossatura fondamentale per la grande piattaforma logistica che noi intendiamo sollecitare nella nostra regione per il rilancio, diciamo, non solo la piattaforma logistica del Centro Italia, ma per il rilancio competitivo dell'economia del nostro territorio, e mi riferisco all'intera Abruzzo e non solo alla nuova Pescara. Bene. Vado subito dall'ospite in collegamento, dottor Susio. Leggo che è coautore del libro Da Molti a Uno, la fusione dei comuni, edito da Edizioni Strategiche, è stato pubblicato nel 2016. È stato anche coinvolto, no, in prima linea nel processo di fusione del nuovo comune di Valsamoggia. Quindi parliamo effettivamente di una sua competenza con, come si suol dire, sul campo le mani in pasta. E qual è lo stato dell'arte da questo punto di vista? Dalla sua esperienza, come si può effettivamente garantire una giusta sinergia che sia efficace dal versante economico e ovviamente anche per i cittadini, anche sulla scorta di quello che è stato fatto in Francia e in Germania? Bene, grazie per l'invito. Direi che io sono fermamente convinto che il percorso che i nostri comuni dovranno seguire nei prossimi anni sarà sicuramente quello del riordino e della maggior razionalizzazione istituzionale, per due motivi molto semplici. Il primo di ordine economico, nel senso che le risorse saranno sempre meno, sempre più limitate per poter fare delle cose ognuno per conto proprio, e l'altro è un dato di tipo anagrafico. Lo svuotamento funzionale a cui si sta assistendo nei comuni, negli enti, dati pensionamenti, dati ricambi di questi ultimi mesi, e sicuramente saranno ancora di più in futuro, porteranno molti piccoli comuni, considerate che il 70% degli 8.000 circa comuni in Italia è sotto i 5.000 abitanti, ad avere grossi problemi dal punto di vista del dimensionamento degli organici. E considerate, visto che il riferimento che si sta facendo è appunto le esperienze dell'estero, io ricordo soltanto che la Francia, che ha 6 milioni di abitanti, più di noi ha 60 milioni di abitanti contro 66 milioni di abitanti, scusate, contro i nostri 60 milioni circa, da noi ci sono 8.000 comuni, in Francia ce ne sono 36.000 di comuni, non 8.000, quindi ben di più. Peccato che il 95% di questi appartiene, opera attraverso delle forme di cooperazione interistituzionale, cioè degli aggregati amministrativi che, indipendentemente dalla rappresentanza istituzionale, cioè del sindaco sul proprio territorio, garantiscono la fornitura di servizi alla comunità in misura più ampia. Cioè, il problema per l'Italia non è tanto il numero di comuni e quindi di campanili, no, che sono presenti, quanto il problema è che questi campanili hanno un'attività amministrativa autonoma. E quindi il problema è, non è tanto il numero, ma l'autonomia amministrativa che questi hanno. L'esempio che ho sentito di Nuova Pescara un po' mi ricorda anche quello che è successo nel 2004, appena fuori dall'Italia, a Lugano, con la nuova Lugano. Nel libro che lei ha citato, Da Molti a Uno, abbiamo intervistato appunto il sindaco, l'avvocato Marco Borradori, il sindaco di Lugano. Lugano, per vostra informazione, attualmente è un'entità amministrativa di 68.000 abitanti, ma nasce da
una moltitudine, circa 13 comunelli prima del 2004 sparpagliati intorno al lago. La ricerca di un'aggregazione a livello unitario ha consentito a questa città di avere una maggiore forza e autonomia contrattuale nei poli cantonali, evidentemente, attraverso un ascolto della comunità locale, esattamente come si sta facendo anche per la nuova Pescara, in grado di poter portare un po' la voce, la voce di tutti i territori in questa direzione. Ed è un percorso, secondo me, obbligato, un percorso verso cui non si vedrete che nei prossimi anni sicuramente non si potrà fare a meno di pensare. Chi lo fa adesso, e questa è l'indicazione, chi lo fa ora lo fa da un punto di forza. Chi lo dovrà fare per legge, perché a un certo punto diventeranno anche delle norme, entreranno in gioco per normare, per regolamentare questi aspetti, subirà il processo. Quindi conviene, a mio avviso, cavalcare, no, fin quando si può, l'onda e governarla, piuttosto che doverla subire, visto che comunque è un trend inevitabile verso cui si andrà. Perfetto. Camplone asseriva, mentre parlava il dottor Susio, ha sentito ovviamente parlare di semplificazione burocratica che si va a ricollegare, no, con quanto disposto dal Recovery Fund. Ci spieghi meglio perché questo consenso, Camplone? Benissimo, io mi ricollego alle parole del dottor Susio. Qui si tratta di anticipare i tempi, in questo senso Nuova Pescara anticipa veramente i tempi alla grande, perché sembra aver scritto in anticipo il Recovery Fund. Il Recovery Fund sostanzialmente cosa chiede? Chiede semplificazione burocratica, e la burocrazia, la frammentazione politica è quello che ha frenato lo sviluppo di quest'area, che è un'area omogenea su tutto, che è un'area che ha partorito delle fusioni importantissime e lo sono a livello nazionale. Pescara e Chieti hanno una sola Confindustria, Pescara e Chieti hanno una sola Camera di Commercio. Perché ho allargato il discorso a Chieti? Perché Nuova Pescara è un comune che insiste in un'area metropolitana che può diventare un'area veramente importante, un'area di grandissima attrazione di capitale e di idee, ma se si continua con questa frammentazione politica che porta anche a decisioni cervellotiche. Rimanendo alla cronaca di questi giorni, un po' tutti avranno capito, avranno scoperto che un tratto di riviera di Monte Silvano è stata chiusa perché invasa dalla sabbia, perché a un certo punto hanno tolto un muretto, non si sa bene con quale intenzione. Ma se facciamo un passo indietro ci accorgiamo che uno dei grandi delle grandi direttrici dello sviluppo e del trasporto metropolitano, che è la filovia, trova nel comune di Monte Silvano, nel punto di snodo, trova un palazzone costruito così in fretta e in furia. È chiaro che se un territorio che è omogeneo ha in realtà una miriade di sindaci, una miriade di assessori, una miriade di consiglieri che portano degli interessi, per carità, li voglio definire legittimi, ma sono sempre interessi di minoranza che sono a discapito della maggioranza. Io credo che in questo momento la nostra politica debba fare un salto di qualità e ha le carte in regola per farle. Fare il salto di qualità significa, ad esempio, fare massa comune e chiedere al governo, e questo è il momento proficuo, che vengano destinati maggiori fondi ai comuni che si uniscono tra loro, a maggior ragione a Nuova Pescara, che è un unicum assoluto e a quanto ci risulta anche un unicum a livello europeo. Quindi una grande città che si mette insieme ha bisogno di grandi mezzi. Ricorderei innanzitutto la regione, che la legge prevede degli stanziamenti che al momento non sono stati fatti sempre a causa del Covid, ma il Covid, mi auguro, viva Dio, che diventerà nel giro di un lasso di tempo breve un problema, se non risolto, perlomeno parzialmente risolto, e che quindi si deve andare avanti. La regione deve mettere i fondi, ma tutti insieme si devono adoperare per trovare nuovi fondi.
Nuova Pescara è una straordinaria possibilità di sviluppo della città, dell'area metropolitana, ma dell'Abruzzo intero, perché una città grande e importante significa, e questo l'ha detto prima il dottor Susio, significa poter contare di più. Assolutamente, quindi non bisogna rincorrere gli eventi, bensì anticiparli, fare massa critica. Direttore generale, quale potrebbe essere il rapporto tra Nuova Pescara e area metropolitana Chieti Pescara, di cui ha già parlato anche prima il presidente Marco Camplone? Noi alla conferenza stampa che salutava l'avvenuta approvazione all'unanimità del Consiglio regionale della legge su Nuova Pescara abbiamo sostenuto come Confindustria Chieti Pescara che questo non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza, perché la Nuova Pescara è propedeutica all'area metropolitana Chieti Pescara. Noi abbiamo due province, capoluoghi di provincia a 14-15 km di distanza, quasi un unicum a livello nazionale, e ci sono studi sia di Eurostat nel 2019 che ha individuato pochi comuni, 7 comuni, quindi oltre ai 3 della Nuova Pescara altre 4 comuni che fanno più di 240.000 abitanti e l'ha individuato già come area metropolitana. Però vorrei ricordare che già nel 2013 l'OCSE individuò 22 aree metropolitane italiane, e l'ultima era proprio l'area metropolitana di Chieti Pescara, dove si superava un'accezione un po' più ampia dei comuni facenti parte dell'area metropolitana, si superava i 360.000 abitanti, 366.000 per la precisione. Il comune di Pescara con l'OCSE ha effettuato un altro studio che mette dentro non solo la Val Pescara ma anche più comuni della provincia di Chieti e alcuni comuni costieri che confinano con Città Sant'Angelo del Teramano, quindi cominciare da Silvi Marina, dove addirittura abbiamo 1600 km quadrati con 650.000 abitanti, e qui si concentra la più alta concentrazione di infrastrutture logistica dell'Abruzzo. Ecco, fatto 100 la media infrastrutturale italiana, siamo sulla area metropolitana intorno ai 102-103. Questo significa che una volta che noi riusciamo a completare la trasversalità tirreno-adriatica, dove abbiamo, insiste proprio nel centro, nel cuore dell'area metropolitana, un aeroporto che sta crescendo molto a livello di passeggeri, ma dobbiamo cominciare a parlare di voli cargo, quindi di merci, con la trasversalità est-ovest, tirreno-adriatica, con i porti nazionali di Pescara e Ortona, voglio dire Ortona mercantile, con Basto, un altro porto mercantile che è regionale, con naturalmente la linea ferroviaria Pescara-Roma, che noi continuiamo a chiedere come obiettivo principale, così come il governo Conte aveva ritenuto tra le opere, tra le 73 opere prioritarie nazionali, significa far crescere la nostra regione, il centro Italia, proprio partendo dall'area metropolitana Chieti Pescara. Susio, abbiamo ascoltato dai commenti che comunque c'è una linea, una visione comune che va indirizzata verso la semplificazione, la sburocratizzazione, ovviamente intendiamo, no, portare avanti una serie di concetti che si associano con un modo più efficace di gestire la vita pubblica e la vita economica. Ci dia il suo punto di vista. Io credo che digitalizzazione, semplificazione, comunicazione sono poi temi che sono stati toccati anche, no, come necessità sia dal Presidente che dal Direttore, sono il futuro. Non a caso, no, sul tema in particolare della digitalizzazione l'Europa sta spingendo molto affinché anche il nostro paese si allinei, no, a standard
di maggiore efficienza, no? di maggiore livello. Se parliamo di competizione di un territorio, quale è quello di cui stiamo parlando, no? Chieti Pescara, nella competizione globale, evidentemente la pubblica amministrazione rappresenta un volano, uno dei volani che può consentire a questo territorio effettivamente di poter decollare. Se rappresenta un freno perché non è in linea con queste istanze, evidentemente non consente di svolgere. No? Di cogliere questa opportunità. Consideriamo anche che digitalizzazione, semplificazione e comunicazione rappresentano democrazia, rappresentano la possibilità per il cittadino, e non solo per le imprese, ma anche per il singolo semplice cittadino, di poter avere accesso ai servizi in maniera più facile, più semplice e quindi potendo cogliere le opportunità senza doverle andare a cercare nei rivoli, no? Nei meandri. Dei canali anche meno conosciuti, no? Quindi consentendo a tutti l'esercizio di quella appunto democrazia che consente a tutti i cittadini di avere gli stessi diritti di accesso ai servizi e ovviamente questa è una maggior ragione per le imprese facilitare quello che è la possibilità di poter competere con altre imprese su altri territori dove analogamente la burocrazia, tra virgolette, è un po' più efficiente della nostra. Perfetto. Presidente Camplone, visto che abbiamo ancora del tempo a disposizione, ci può illustrare quali sono stati i principali elementi ostativi che hanno in qualche modo indisposto l'opinione pubblica o i politici a far sì che questa idea di Nuova Pescara fosse accolta in maniera benevola? Prego. Dunque, noi dobbiamo tenere a mente una cosa, che in realtà i cittadini di Montesilvano, di Spoltore, di quest'area omogenea, non si pongono il problema di essere di Montesilvano o di essere di Pescara. Il problema lo scoprono quando su di loro la frammentazione. O meglio, ciò che deriva di negativo dalla frammentazione va a inserirsi sulle loro vite. Nei giorni scorsi noi ci siamo trovati con Pescara, che nella questione Covid era arancione e quindi alcuni negozi potevano essere aperti. Montesilvano, quindi un attimo dopo, qualche metro dopo, era rosso perché il comune aveva fatto qualcosa, c'erano dei dati che erano negativi. È chiaro che tutto questo comporta un problema serio per i cittadini. Immagino i commercianti di Montesilvano che in quella fase si sono sentiti giustamente danneggiati, magari qualcuno si è anche sentito vessato. In più non hanno capito che purtroppo la frammentazione crea di questi problemi. Noi abbiamo una città sola, la dobbiamo rendere forte perché siamo in un mondo di competizione. Se questo territorio non si esalta nelle proprie peculiarità, non vincerà alcuna battaglia del futuro. E i rischi saranno molto seri perché noi essere attrattivi significa attirare aziende, attirare investimento, far sì che la gente venga qui, ma ancora prima far sì che i giovani nostri non vadano altrove, perché altrimenti inizieremo a parlare di un problema molto serio già sentito in Abruzzo, ma non in questa zona dell'Abruzzo, che è quello dell'emigrazione. Quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Nei giorni scorsi noi dell'associazione, sul sito dell'associazione Nuova Pescara, abbiamo aperto un canale per un concorso di idee. Non si vince nulla, ma i cittadini possono dire come vorrebbero la città del futuro, come vorrebbero questa Nuova Pescara. Sono già arrivate delle proposte. Noi non sposiamo né una proposta né un'altra proposta, ma è molto importante che la gente si faccia sentire, anche perché succede sempre una cosa, che il cittadino normale è un passo avanti alla politica. Nuova Pescara, la legge di Nuova Pescara, arriva dopo un referendum, quindi la gente ha deciso cosa vuole, è la politica che fa fatica a mettere in campo questa decisione e questa è una cosa che ci rattrista. Direttore generale, a lei la battuta conclusiva. Mi aggancio alla
possibile disinformazione. Noi abbiamo una necessità, dobbiamo sfatare dei luoghi comuni che in questi anni, anche grazie ad alcune situazioni politiche, si sono create. Non è vero che diciamo, ci sarebbe un appesantimento tributario, anzi al contrario, la legge prevede le differenziazioni tributarie anche per municipalità, per cui ove si è pagato di meno si può continuare a pagare di meno. È vero invece che esiste un aumento costante dal 2010 al 2018, prima 20, poi 40, 50 e 60% dei trasferimenti effettuati nel 2010, questo sì, con una massimale a 2 milioni di euro ed è un contributo decennale dato appunto alla nuova municipalità. Significa che abbiamo disponibile oggi economicamente, prima che qualcuno ci costringa a farlo come legge naturalmente, senza nessun trasferimento, almeno abbiamo anche delle possibilità economiche che ci danno la possibilità di assestare un nuovo progetto, per esempio di trasporto pubblico locale, nuovo progetto di efficientamento. Noi riteniamo che la prossimità debba essere ancora e sempre garantita, ecco perché parliamo di municipalità. Ci saranno le municipalità che saranno proprio sul territorio con un'unica amministrazione, quindi la semplificazione è assolutamente netta, lo diciamo, e diciamo anche che per esempio i vincoli che ci sono sull'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato, chi procederà a fusione oggi avrà la possibilità di sostituire il 100% del tempo indeterminato che va in quiescenza e una parte, una percentuale di assunzioni a tempo determinato. Significa non diciamo, legare a questo progetto solamente l'obbligo di doverlo fare. In questo momento c'è la volontà, i cittadini si sono espressi, noi siamo con i cittadini per il rispetto anche della Costituzione e degli strumenti di democrazia. Perfetto. Concludiamo con alcuni eventi online promossi o organizzati da Confindustria Chieti Pescara. Il martedì 30 marzo abbiamo il webinar Legge di Bilancio 2021, le principali misure fiscali per le imprese a cura di Confindustria. L'energia del futuro, le nuove disposizioni legislative in ambito energetico e fonti rinnovabili a cura di Confindustria Serbia. Informazioni ulteriori scrivendo a economia@confindustriachp.it. Io ringrazio ovviamente i telespettatori, ringrazio gli ospiti che hanno preso parte a questa puntata, Marco Camplone, Luigi Di Giosafatte e in collegamento Bruno Sosio. Ringrazio ovviamente la regia di Andrea Di Fabio, vi do appuntamento lunedì prossimo alle 21:30.